Terremoto a Catania nel settore dei rifiuti. Alle prime luci dell'alba, la DIA ha arrestato 16 persone tra amministratori, imprenditori e un giornalista catanese. Nell'occhio del ciclone la Senesi, un giro milionario di appalti tangenti ai rapporti con i clan Capello e Laudani. Una distorsione nel settore dei rifiuti che avrebbe visto alcune imprese favorite grazie ai rapporti tra amministratori e imprenditori. In particolare riflettori accesi sull'illecita gestione della raccolta dei rifiuti nei comuni di Trecastagni, Mister Bianco e Aci Catena, con diramazioni nella Sicilia orientale. L'attività investigativa, durata 18 mesi, è culminata con gli arresti di oggi, ha preso le mosse dall'emissione nel 2015 di un provvedimento di interdittiva antimafia decretato dalla Prefettura di Catania nei confronti della EF Servizi Ecologici SRL di Mister Bianco. In quell'occasione, infatti, l'autorità giudiziaria aveva delegato la DIA di Catania a compiere accertamenti per verificare se la società stesse gestendo appalti pubblici nei comuni ricadenti nella giurisdizione. L'analisi della documentazione amministrativa non solo ha consentito di rilevare irregolarità formali nello svolgimento dei procedimenti amministrativi per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni di Aci Catena e Mister Bianco, ma anche di certificare i rapporti con la criminalità organizzata etnea da parte dell'amministratore unico della società vincitrice della gara d'appalto, Vincenzo Guglielmino. Secondo la procura è proprio lui, tra tutti, l'indagato che meglio rappresenta la spregiudicatezza con la quale certi imprenditori si rapportano con la criminalità organizzata. Nello specifico, infatti, Guglielmino regolarmente e periodicamente erogava sostanziose somme di denaro alla clan Capello in cambio da un lato del più tradizionale dei servizi offerti, vale a dire la protezione da eventuali danneggiamenti da parte di clan rivali sul territorio, dall'altro del sostegno per l'affermazione e il mantenimento del monopolio delle sue imprese sul territorio. In questo contesto ha assunto particolare rilievo l'appalto per l'aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Aci Catena e in particolare la trattativa intavolata da Salvatore Massimiliano Salvo per il clan Capello e Lucio Pappalardo, rappresentante di vertice del clan Laudani, con il contributo di Pietro Garozzo per la cura degli aspetti amministrativi, al fine di risolvere il conflitto sulla aggiudicazione del servizio. Nello specifico, i suddetti clan erano stati chiamati a dirimere la controversia di natura economica tra l'imprenditore Guglielmino e il sindaco pro tempore Ascenzio Maesano, già arrestato nell'ottobre del 2016, il quale in seguito avrebbe raggiunto un accordo di analoga natura per favorire Rodolfo Briganti, rappresentante legale della Senesi S.p.A., società subentrata proprio alla EF Servizi Ecologici S.r.l. di Guglielmino. Si inserirebbe proprio qui il ruolo del giornalista, accusato adesso di corruzione, che secondo l'accusa si sarebbe prestato a fare da mediatore tra Rodolfo Briganti, rappresentante legale della Senesi, con il quale sussisteva uno stretto legame, e il sindaco di Aci Catena, Ascenzio Maesano, al quale aveva fatto pervenire somme imprecisate di denaro ricevute proprio da Briganti per sostenere la sua futura campagna elettorale in cambio di un intervento che Maesano avrebbe dovuto compiere per ottenere l'annullamento delle sanzioni erogate dalla Comune alla Senesi nell'esecuzione dell'appalto. È stato emesso inoltre anche un decreto di sequestro preventivo in via d'urgenza ai fini della confisca che ha interessato società, immobili, terreni, automezzi e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro.